fare un video un po' strano. Avete presente che da qualche mese, quindi da Natale, ho questa fantastica fotocamera? Assieme a lei ho tanti altri accessori che adesso vi faccio vedere. Allora, vi dico subito che questo non è un video solitamente che faccio, che non ho mai fatto un video del genere, ma è un video dove vediamo cosa c'è qua dentro. Sarebbe il mio borsello tech, perché lo zaino non ce l'ho ancora. Ma non è un video dove, per esempio, mostro il mio zaino tech, mostro il mio borsello tech, questo tech. No, mostro tutta la mia tecnologia, indipendentemente da zaini e cose, che utilizzo per registrare video, soprattutto per registrare magari filmini, cioè quando vado in vacanza me li potrei tenere come ricordi, non per forza caricare su YouTube. Allora, io utilizzo principalmente questa fotocamera, che probabilmente adesso vi starò mettendo il video di come è fatta, di tutto quanto. Allora, qui abbiamo una cassa che utilizzo solitamente ogni tanto in vacanza perché ci sta. Poi abbiamo questo, che sarebbe il porta fotocamera di questa qua, appunto. Poi abbiamo queste, perché non avendo ancora il microfono, quello là, Rode VideoMic, che molto probabilmente comprerò, molto probabilmente, ho queste, che sono le Duracell per il mio microfono della fotocamera. Ma abbiamo anche altre cose interessanti dentro questo zaino, anzi non questo, dentro questo zaino in generale, quello che utilizzo. Qua dentro c'è un sacco di roba interessante, a partire da questo, che in teoria dovrebbe essere il tappo. Sì, è il tappo del mio obiettivo. Smette qua e l'obiettivo è bello che è chiuso. Il tappo è questo qui, funziona a gancio che poi si chiude e tende a stare fermo. Questo invece è il tappo del coso dietro, perché quello è l'obiettivo, c'è una parte davanti e una parte dietro. Questo è quello per il dietro. Poi qua che ci abbiamo un po' di questi sono fondamentali. Sono due pezzette per pulire obiettivi. In realtà questa è per gli occhiali e questa è per gli obiettivi, e li mettiamo qua dentro. Questi sono tutti i film, non so, in realtà questi non ne ho idea cosa sono, mi sono usciti dalla fotocamera eccetera. E qua abbiamo un'altra batteria della fotocamera. Il borsello è questo, è vuoto, non so manco dove me l'hanno comprato, perché non l'ho comprato io. Poi tengo questo, che sarebbe il mio telefono, che però questo telefono, avendo 64 giga, ogni tanto ci registro anche video, magari, che ne so, non voglio andare con la fotocamera in mano, che è bella pesante, ci voglio andare con questo, tranquillo, faccio un giretto, e quindi me lo metto così. Oppure se non me lo metto così, me lo metto con un cavalletto, che non c'è questa parte di sopra, ma c'è l'attacco per il telefono, questa è la parte per il microfono, per mettere magari il microfono e collegare la PC. E questo è il cavalletto che utilizzo per il telefono, però ovviamente. Poi ci abbiamo cavo per alimentare la fotocamera qui, e cavo per collegare la fotocamera al PC e prendere quindi tutti i file, quelle cose che mi servono. Questo è il porta appoggia telefono, appunto. Qua ci abbiamo un pezzo del mio vecchio cavalletto che si è rotto, e poi prolunghe di USB di ogni genere, giusto per essere sempre a posto con lo spazio. Il valore di tutta la mia tecnologia è dato principalmente da fotocamera e dal computer. E anche dal telefono, ovviamente, perché il telefono fa parte sempre di tutta la mia tecnologia. In generale, la tecnologia generale mia parte anche il... parte perfino la pezzetta per l'obiettivo. Poi farò occhio e croce i soldi che ci potranno essere. Questa è tutta roba accumulata col tempo, non tutto di botto, Cioè ci avrò messo 2-3 anni per accumulare tutta sta roba, però ci sta alla fine, perché è stata una bella scusa, perché la tecnologia, questo è altro. E mi pare che io ho altra roba interessante presente in tutta la mia tecnologia giornaliera che utilizzo per fare video. Oltre al telefono e alla fotocamera c'è anche questo cavalletto. A proposito, pure questo, c'è un cavalletto che non posso farvi vedere perché sto appoggiando la telecamera, ma vi farò un video dove vi farò spiegare tutto il setup che utilizzo per fare i video, quindi con cavalletto, fotocamera e microfono. Poi un'altra cosa che fa parte della mia... però questo video non è un video dove faccio vedere tutta la tecnologia, quindi anche per esempio PlayStation e TV, no, faccio vedere solamente la tecnologia che porto in viaggio. E adesso voi direte, ma veramente fai? Lo so, ragazzi, lo so. Questo fa parte della tecnologia che porto in viaggio. Ora, lo so che molti di voi staranno già dicendo, ma come? Cioè, una tecnologia in viaggio deve essere qualcosa di portatile, non uno schermo. Avete ragione. Ma infatti me lo porto solamente durante le vacanze lunghe, di 2-3 settimane. Quindi per esempio ad agosto, quando vado in vacanza. Faccio questo perché quello schermo mi serve magari per avere più comodità
per montare video, lo porto raramente, però fa parte sempre della mia tecnologia. Adesso andiamo a prendere l'ultimo, eccoci qua, ed è il valore aggiuntivo di questo zaino, sono 1.000 euro solamente per questo. Cioè non è uno zaino, mi confondo sempre da zaino perché vedo sempre youtuber che fanno i video dello zaino tecnologico, a me è tecnologia generale, non lo zaino. Ed è lui, è il mio computer portatile che utilizzo per editare i video in giro. Tra l'altro la cosa bella di questo portatile è questa. Cioè, si vede la scheda video e si vede anche il dissipatore. Questo computer, prende da solamente lui 1.000 euro, perché costa 1.000 euro, da solamente lui 1.000 euro a tutto quanto, praticamente. Perché questo? Perché me lo porto in viaggio per editare video. Non l'ho ancora portato da nessuna parte, purtroppo, perché come faccio a portarlo se c'è il corona? Se c'è il virus, io non lo posso portare da nessuna parte. Poi un'altra cosa che ci sarebbe, non ve lo faccio vedere, perché sta di là, però, vabbè, sarebbe il mouse, che è un mouse da 10 euro, che è quelli che trovavate in descrizioni anni fa di video. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video vi sia interessato. Noi ci vediamo nel prossimo video.